Camminate un po'. Siamo in ritardo anche oggi siamo in ritardo. Space Vlog 5 di 10. Siamo in super ritardo. Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family. Come ho già detto, siamo in ritardissimo, tardissimo. Ma proprio tardissimissimissimo. Dove stiamo andando? Anche oggi a fare le unghie per lei. E ovviamente esatto. Io la sto accompagnando. E quindi passerò tutta la giornata ad aspettare lei che fa le unghie. No, è veloce. Questo sarà il vlog di oggi, ragazzi. Quindi benvenuti veloce in questo vlog 5. E niente, siamo in ritardo. Quindi muoviamoci. Anche oggi in ritardo. Tutti i giorni siamo in ritardo. Perfetto, andiamo. Cioè, tra ieri e oggi non è cambiato niente. Tra ieri e oggi non è cambiato niente, ma proprio niente. Ieri sono entrati in macchina così e in ritardo. Secondo voi perché abbiamo fatto ritardo oggi? Perché abbiamo fatto ritardo oggi? Per Sara abbiamo fatto ritardo oggi, ovviamente. È certo che abbiamo fatto ritardo per Sara oggi. È certo. Eccoli. Dammi una mano. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma valide! Yuhu! Ok, manca anche da attaccare questo in macchina. È uno specchio che abbiamo comprato a Primark. Così almeno lui... Nel vlog ciao 3. Ragazzi! Nel vlog 3 l'abbiamo comprato. Nel vlog 3 l'abbiamo comprato. Infatti, se volete andare a vedere dove, in che reparto, potete andare a vedere nel video precedente. Oh, mamo vanitoso! Oh, il mamo vanitoso! Il mamo vanitoso! Andiamo, dai, mami. Il latte l'hai preso? Questo è il mio posto. Il latte? Cosa? Il latte? Sì, l'ho preso. Cioè, ma mentre tu ti sdrai nella macchina, io sono qua. Raga, sono nel bagagliaio. Oddio. No, sto perdendo tutto. Perfetto. Raga, da stamattina che ho una voglia di pizzette assurda. Sì, mo, hai preso il latte? Sì, me. Sì. Basta, raga. Andiamo. Siamo in ritardissimo. Siamo in ritardissimo. Mannaggia. Manco so come farle. Non so manco come fare le unghie. No. Va bene, raga. Oddio. Ci vediamo dopo. Raga, non immaginate cosa abbiamo trovato in questo momento davanti, cioè a fianco a casa nostra. Ai un di. Gregge di pecore. Ai di. Oddio, che ma belli. Ci sono degli asini, amò. Andiamo a dargli le carotine. Guarda. Dargli le carotine. Guarda, gli asinelli pure. Che bello. Wow. Mazza che bello. Ciao ragazzi. Oddio. Ragazzi, siamo ancora in macchina. Ma mi è venuto un dubbio. Io ero partita con delle unghie in testa. Però poi piano piano ho cominciato a cambiare idea. Me l'ha fatta cambiare lui. E adesso sono in balia di questa domanda. Allora, preferite, guardate solo il colore, non il mood, come è fatta. Quindi il colore rosa, viola o verde? Verde, non è verde, è giallo fluo. Giallo fluo, vabbè, verde, giallo fluo. E io ho chiesto a Vale, giustamente, amore, quale ti piace di più? Sono, quando devo fare queste scelte sono sempre in difficoltà. Comunque, boh, io ho detto quel giallo fluo verde. Oppure? E poi c'è quel rosa e quel viola, ma mi piacciono tutti e tre in realtà. E che mi piacciono tutti e tre? Ma com'è? No, Cioè, è possibile, non è che non è possibile. Non lo so. Però, non so. Chissà cosa hanno detto loro nei commenti. Fai al volo un sondaggio su Instagram. Faccio il sondaggio? Sì, vai, va dai, bene, ci così. Sto. Ci sto. Diretta il sondaggio cosa ha detto? Sì. Ciao proprio. Ha vinto con lo viola. Con lo viola, queste qua. Va bene, fammi ascolterai, andare che spettardo, ascolterai amore. Cosa ti hanno detto sì, o no? Ascolterò. Siamo tutti curiosi di vedere come le farai queste unghie. Pure io sono curiosa. Dai, amore, ciao, amore mio. Ciao, ma c'è pure delle macchine io. Stai tranquilla. Ciao, ciao. Devo... Madonna. Stai attenta alle macchine. Devo sbrigarmi. Vai, ciao amore. Ciao amore. Ciao. E così che andò a fare le unghie e tornò fra 4 anni e mezzo come tutte le volte. Vediamo lei che attraversa le strisce. Taran, eccola. Vediamola. Eccola. Dove vai? Perché corri? Ciao, ciao, ciao. E niente, mamo. Sono rimasti gli uomini. Io e il caro mamo ci andiamo a fare una bella passeggiata, va? Siamo rimasti da soli gli uomini. Andiamo a fare una passeggiata pazzecciosa. Wow! Andiamo. Mamma. Dove sei, mamma? Chissà, mamma, dov'è?
Mamma. Niente, papà. No. Papà, non c'è verso, eh? Papà! Papà! Gnagna. Ma ora ti vedo anche da qui. Bravo! Ok. Papà. Papà. Chi sono io? Papà. 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 P-A-P-A. Papà. Cosa? Papà. Mamma, mamma. Ma come mamma, mamma, mamma? Ho detto papà. 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 Niente, niente. E allora, tieni il ciuccio sacro dell'impero mamale. Miam, 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 ti fanno male i dentini, mammo. Eh? E vabbè. Niente, comunque siamo al parco a prendere un po' d'aria. Aspettiamo la mamma che faccia queste unghie. Chissà come le avrà fatte, rosa, viola, gialle, verdi, non so. Aspettiamo qui. Io, Martino e il mio cellulare con Bing attaccato. Che ti ridi? Che ti ridi, francobollo? Ah, comunque, non mi sono dimenticato. Avevamo detto nel vlog 3, quello che siamo andati a fare le compere da Primark, quanto avevamo speso. Qualcuno ci è andato vicino, perché abbiamo speso precisamente 241,90 euro. Scriveteci qua sotto nei commenti chi ci è andato più vicino, ok? Bravi tutti. L'importante è partecipare, non avete vinto niente. Però magari più avanti facciamo qualcosa dove potete vincere, che ne so, le magliette della Space Family, le felpe della Space Family, quando le faremo, perché a breve forse faremo le cose della Space Family. One hour later. Allora, aggiornamenti. Martino ha appena finito di mangiare il suo omogenizzato e papà ha fatto una sorpresa alla mamma. Dovete sapere che i fiori preferiti di Sara sono i girasoli e io da quando siamo insieme glieli regalo molte volte, in molte occasioni, se c'è una cosa importante, una visita importante, momenti importanti, comunque gli regalo sempre dei girasoli, anche solo uno come pensiero comunque. E quindi ho trovato un fioraio proprio qui a fianco e gli ho preso 3 girasoli. No, non glieli rompere, mamo. Quindi dopo glieli darò e glieli darò a sorpresa, tipo adesso li nascondo, ecco. Ok. Ecco, li ho nascosti sotto il sedile. Dopo, quando arriverà, io e il signor Mamo glieli daremo. Bene. Sono passate più o meno da quando sono andato a fare le unghie? 2 ore e mezza? 3? Sì. E vabbè, una giornata tra uomini. Uomini veri. Uomini possenti. Mamma, cosa stai facendo? Di preciso, cosa stai facendo? Ah! Quanto ti amo, quanto ti amo! Ti amo tantissimo, ti amo tantissimo! Secondo voi lui lo sa che io lo amo tantissimo? O che io sono suo padre? Lo sa, secondo... cioè proprio che io sono suo... non lo so... Mamma di papà... Papà. Papà. No, no, non lo voglio dire. Va bene, ho capito. Tempo al tempo. Tempo al tempo, signor Mamo Square Panze. Mamma, mamma. Vabbè, dai, ciao. Mamma. La mamma, va bene, ok, ho capito. One eternity later. Ah, sono tornata, amore. Sono passati 87 anni. È vero, è vero. Ci ho messo un po'. Una vita e mezzo. È vero. Ma ufficialmente hanno vinto le unghie viola e quindi io le ho fatte viola, che sono rosa ma non viola. No, non sono rosa, sono viola. Ma le qua, allora ho messo Tom e Jerry, quindi Tom qui, qua sono normali, ho messo un 7, poi ho messo la M di Mamo e poi Jerry. Dai, sono belle, mi piacciono. Io non ho mai distinto Tom da Jerry. Tom e Jerry, vero? Ho avuto sempre questo bug.
Tipo io con il prosciutto crudo e cotto. Sì, è più grave. Sai, però una certa. Il tuo è più grave. Comunque, guarda, guarda cosa stai facendo. Cosa sta facendo? Mi anche prendendo i pizzetti. Stai mangiando le pizzette che volevo da stamattina. Buono, eh? E poi ti ho fatto un'altra sorpresa. Grazie, amore mio. Ti ho fatto anche un'altra sorpresa. Che cosa? Adesso te la dico. Dimmela. Cosa? La sorpresa. La sorpresa? La soppressata. Pensavo alla stessa cosa. Davvero? Ho pensato alla soppressata. Dimmi, amore. La sorpresa la custodisce il signor Mamo. Davvero? Dove? Mamo? Dov'è? Sotto il sedile del signor Mamo. Ma che steddi? Ma veramente? Anzi, davanti al sedile del signor Mamo. Ma davvero? E cos'è? Ma mette la sorpresa, amore. Mi hai fatto la soppressata, amore. Cercala. Adesso? Finisci la pizza con calma. Okay. Mastica, bevi e poi cerca. Ti piacciono le mie unghie, amore? Bella. Da 1 a 10? 7 e mezzo, 8. Ma come stai? Sono unghie semplicissime. Amore. Sono unghie semplicissime rosa, cioè che c'è di strano? Ci hai messo 4 adesivi sopra. Ma ha messo il 7? Sì, ho capito, ma non è che se metti il 7 fanno 10. No, amore, sono belle. Sono belle, mo. 7. Ma hai dato un voto? Non ho dato 7, ho dato 7 e mezzo 8. Ma come 7 e mezzo 8? 7 e mezzo 8 non è un voto brutto. Io ti ho dato 9-10 quando hai fatto quelle della Space Family, erano spaziali quelle unghie. Queste sono unghie normali. Tu che voto dai le tue unghie? 8. E io che ti ho dato? 7 e mezzo. 7 e mezzo, 8, che cosa? Vabbè. Raga, datemi un voto anche voi. Magari un 7 e mezzo. Raga, mangiamo un attimo e poi riprendo la telecamera. Voglio bene. Ma fra poco? Vai a prendere la sorpresa. Ma che porti vai a prendere la sorpresa? Ma dov'è? Sotto il sedile di... Davanti al sedile di mamma. Davanti. Cosa devo prendere? Che sostanza è? È plasticosa. Che cosa? Prendi, prendi. Dai, mo, tira su. I vetti miarellini. In che senso? I vetti miarellini. E apri. Venti rasoli. Non glieli facevo da tanto. È vero, non me li facevi da tanto. Ho preso io e Mamo in braccio, con Martino in braccio, che prendeva i girasoli a fioraio. Oddio, che belli. Sì. Mi ha detto non è periodo di girasoli, mi ha detto sono solo questi qua piccolini, ho detto va bene, che ho detto belli. È solo un pensiero. Prego. Era un piccolo desiderio dei girasoli. Vai. Non posso, faccio vedere un bacio, muore solo il conducente. Sto un bacio, muoio. Grazie, amore. Prego, amore. Grazie, mamma. Anche mamma l'ha preso con me. Guardate, guardate Martino. Cibo in mano. Da notare con il cibo in mano. Oddio, che bel sunset lover che hai davanti. Davvero? Sì. Guarda, guardate come si è messa. Ha subito messa la mano figa. Cos'è il body? Take it on life. Ma c'è anche la voce rauca. Sapete che questa canzone è la canzone con cui gli ho chiesto di metterci insieme? Ma hai detto una cosa dolce, sì, hai detto una cosa romantica. Forse l'avevano detto nel video di Martino del primo mese in campo. Perché hai detto una cosa romantica? Perché stavo cantando questa canzone e non mi ricordo se l'avevamo mai detto in un video. Sono le 5. Tempo che torniamo, sono le 5 e mezza. Mamon, poi andiamo a mangiare a Mamo. Oggi, ma che è?
Poi diamo da mangiare a mamma. Poi e lo questa mette... è la nostra giornata di oggi, raga. La giornata di oggi è io che sono rimasta da solo con Martino e mamma che si è andata a fare le unghie egoisticamente lasciandoci da solo. Dai amore, smetti, mi fa sentire in colpa. No, non ti faccio assolutamente sentire in colpa che sono stato tutto il giorno con Martino che piangeva. Ma va amore, no, è tutto a posto, tranquilla amore. Quando ti fai la patente? Dai amore. Sara, fai la patente. Sara, fai la patente. Ragazzi, convincete Sara a fare sta patente. Ho paura dall'ultimo, amo, dall'ultimo incidente che amo, fai tutti i vlog di che fai la teoria della patente, li porti con te della patente, fatti sta patente e vattene per la tua strada, stacca sto cordone ombelicale. Ma io ho il piacere di accompagnarti amore, se no non te ma faccio due ore di macchina per portare a fare le unghie. Cioè, ma infatti sei ragazzo migliore del mondo. Hai capito? Ma se ti fai la patente prendiamo una macchina, ma a te non fa piacere piccolina, mi fa piacere però. E allora ti faccio piacere ma anche. È per l'autonomia tua sì, personale. Sì amore, lo so, basta. Dai, quando ci scriviamo? Quando avrò tempo per studiare che ci abbiamo mamo. Ah, studiare puoi studiare la sera. Poi che basta. Certo, l'unica volta, l'unico momento in cui mi posso riposare io devo studiare. Ma sì, ti dai una lettura, fai quiz online e basta. Poi vai all'esame e buono, dai, ce la fai. Niente, ci vediamo appena arriviamo a casa. Perché qua la vedo lunga. Tornati! Siamo tornati, mi sono fatto male. Siamo tornati a Mamopoli! La città di Mamo! Mamopoli! Martino non ha ancora capito il gioco. Martino ha fatto la cacca puzzona. Ha fatto la cacca puzzona, quindi sì. Tra poco lo cambiamo. Madonna, mamma, come feti! Quanti ho feti, mammi? Dammi. Gli possiamo fare il bagnetto. Gli possiamo fare il bagnetto. Il caccone puzzone. Mamma, lo facciamo il bagnetto. Questa volta non abbiamo l'acqua gialla. L'elicottero sta atterrando sulla fronte di Mamo. Atterraggio su Marte. Mamo, hai fatto atterrare il tuo primo aeroplano. No. Tranquillo Mamo, si sono salvati tutti. Chi li ha salvati? Il dottore. Madonna, mamma, come puzza, andiamo, dai. Non riesco a stare vicino. Basta la mamma, basta. Vai a preparare l'acqua. Sì, che ce la fa la mamma a starti vicino, perché tu sei la puzza della sua cacca. Vuol dire tu sei la puzza della tua cacca? Mamma. Oh, mamma. Ma mamma. Vado a prepararti l'acqua, mami. Ah, vado con loro? Sì, portami. E allora venite con me a preparare l'acqua di mamma. Perché mi guardi così, mami? Niente! Se la vita fosse tutta così. Aspetta, amore, hai lasciato la spesa. Oddio, facciamo un video dove tutto il giorno dovrebbe essere tipo un musical della Disney. Ogni cosa la cantano. Metto a posto la spesa per te. Raga, se arriviamo, vai amore. Il video arriva a 15.000 like, lo facciamo. La Space Family vive 24 ore come un musical della Disney. Wow raga, fighissimo. Infatti per questo spero che metterete tutti quanti like, perché ci tengo. Allora, so che c'è poca luce raga, ma noi ce la faremo bastare, perché prima di tutto dobbiamo preparare il bagnetto. Dato che nello scorso vlog non ci siamo riusciti perché avevamo l'acqua gialla in casa, andatevela a vedere. Quindi tagliamo questo. Dicendo, vediamo se ancora c'è acqua gialla. Lo testeremo solo adesso. No, non è gialla. Adesso dobbiamo aspettare solamente che si riempa d'acqua. Ma vi tolgo da qua, così almeno non avete tutta quella oscurità che vi pervade. Sta riempendo e io qui ho sempre la mia mega tartarughina, perché mi dice i gradi e poi comunque è un giocattolo per Mamo. È entrato Mamo! E mami? Come fa? Cosa fa papà? Cosa fa papà? Pesce da lenza, pesce da lenza,
nuota, nuota, zitta, nuota, 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 zitta, nuota. Si fa. Nuotiamo, nuotiamo. Ora arriva il fan. Vai, mamma. Oh! Eccolo qui. Oh, il boss. Martino, sì, il boss, signora. Lavato e profumato. Bacio piedo. È arrivato il momento di fare il latte a questo piccolo bagarospa. Sì, sei stanco, adesso arriva il latte. Il latte di Martino, il latte di Martino. Yummy day. E così il nostro eroe si appresta a salutarci. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Controlla la cameretta. Sì, accendi l'orsetto, spegni la luce. Porta un ciuccio, metti le coperte, certo. Brava. La solita prassi. È la solita prassi, ragazzi. Magari un giorno vi facciamo una night routine. Devo guardare che queste finestre qua siano chiuse, così la mattina non entra la luce. Poi devo sistemare un po' il lettino, accendere l'orsetto di Martino, che è quello da quando è nato. Sistemare un po' le coperte, così dopo gliele può mettere sopra. Spegnere la luce. Rimane l'orsetto solo acceso. Ok, amici, Martino ufficialmente dorme e quindi io direi proprio che questo vlog, questo anzi space vlog, può finire qui. Amore, ti vedo molto stanco oggi. Sei molto stanco. Mi lasciate tutto il giorno con mamma. E lo so. È stato bellissimo, però. Comunque, ci so vediamo. Cosa faremo domani? Cosa? Io lo so già. Cosa? Cosa faremo domani? Domani faremo una cosa molto bella. Cosa? Che vogliamo fare? Cosa? Allora, in questo momento che siete lì al telefono o davanti alla TV o non lo so come state vedendo il nostro video, anzi, si vede qua sotto. Io te ne qui. Da dove lo state vedendo, se dal telefono, dalla TV, dall'iPad. Mettete un like al video, iscrivetevi anche al canale se non siete iscritti. Mettete like! Perché domani uscirà lo Space Vlog 6, quindi abbiamo già superato la metà, e durante la giornata di domani faremo tutti i metodi per scoprire... Per capire se è maschio o se femmina. Se maschio o femmina. E allora stasera devo mettermi alla ricerca. E ce ne sono davvero... Allora, no, premettiamo che... Non sappiamo se funzionano o non funzionano. Noi esatto. Li proviamo per curiosità. Esatto. Quindi qualsiasi, quello della nonna, della zia, della tutti. Ne ho letto tipo uno oggi che mi avete scritto: controllate se Martino dietro ha un codino. Ha il codino. Ci sono tantissime cose. O l'anno scorso questa sera me li segnerò tutti. Avevamo fatto quello di tipo cucchiaio sotto la sedia. Sì, ma lo rifacciamo. Comunque lo rifaccio, quello della moneta. Ce ne sono tantissimi. Comunque, se voi ne conoscete qualcuno, scrivetecelo qua, perché noi comunque mentre giriamo leggeremo sì, i commenti. Sì, ma scrivetecelo bene, dettagliato, veramente bene. Andate da vostra madre, vostra nonna, ma tu sai un metodo anche antico. Noi nella giornata di domani occuperemo tutto il giorno a fare tutti i metodi che troviamo, ok? Quindi like e ci vediamo domani. Quindi io questa sera devo mettermi all'attacco alla ricerca dei metodi. Sì. Domani li proviamo tutti e vediamo. Ok, ci sto. Passeremo la giornata così. Niente, ragazzi, ci salutiamo, ci vediamo domani in un prossimo video della Space Family. Ho vinto. Ragazzi, e casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Che ti guardi? Non vedo la domani. Domani è bello. Domani è tosto. Sì. Comunque, quando l'avevamo fatto per Martino, erano uscite praticamente tutte femmine. Quindi se domani escono tutti maschio, dovrebbe no, essere. Però femmine. C'è anche la dica che abbiamo fatto. C'è anche la dica, vabbè, sbadigliandolo, dice vabbè ragazzi, ci vediamo domani, ciao.